Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e per le guide del software libero presento questo programmino che si chiama Captura. Captura è un programmino che è attento proprio in questo periodo dove c'è tanto bisogno di creare delle video lezioni perché è un programma open source per creare video lezioni catturando lo schermo. È dichiarato appunto nel suo sito. È un programma che va benissimo per sistemi Windows l'ho scelto appunto per la sua semplicità e ovviamente perché può essere redistribuito. Ma una cosa simpatica è che quando voi andate a scaricarlo, potete scaricarlo per installazione o per livello portabile. Adesso lo sto usando come installazione. Vedete, c'è una webcam che mi controlla l'immagine che io potrei mettere dove voglio, a rimpicciolirla, ingrandirla e vedete minimizzarla nella forma che mi interessa e attivandola da qui, vedete webcam, qui scegliete l'audio, sorgente audio. Qui la webcam che volete usare e qui praticamente da cosa volete fare il video? Se dalla webcam, dallo schermo intero, da una finestra, da un'applicazione, io lo stavo usando da uno spazio delimitato che è questo, che non è del tutto il monitor che voi di Windows che state vedendo, perché a fianco ho lasciato un centimetro che mi permette di avere fuori di questo spazio la gestione delle matite, vedete? Qui ho una serie di matite che posso scegliere con i colori che mi servono per fare delle annotazioni, delle sì, evidenziazioni e così via. Ho dato un colore al mouse perché possiate averlo più in evidenza e il programma basta cliccare qui e registra. Quali sono? Vabbè, queste sono per fare l'istantaneo. Se faccio così lo minimizzo, vedete? Se faccio così, lui sparisce perché va nella barra delle applicazioni, quindi io posso registrare senza il fastidio di vederlo. E, però una cosa interessante è che qui nella configurazione potete scegliere i tasti caldi, cioè quali sono i tasti che fanno partire, fermare e mandare in pausa il programma. Quindi vedete Alt F9 interrompe la registrazione, Shift 9 F9 riprende la registrazione, screenshot della finestra del desktop. E quindi potete gestire il vostro programma di video lezione senza usarlo e senza vederlo qui. Un trucchetto è sempre quello di minimizzarlo e portarlo fuori campo. Quindi uno riesce a gestire la video lezione senza farlo vedere, però insomma il sistema delle parole calde è un ottimo sistema. È un programma semplicissimo, come dicevo prima, di primo acchito, dopo averlo fatto aprire, voi potete semplicemente cliccare e farlo funzionare. Adesso voglio mostrare una simulazione. Supponiamo che io devo far vedere questa presentazione dove io voglio spiegare questo, voglio spiegare quello. A proposito, se voglio spiegare, creare le video lezioni, come si fa? Vedete? Questi segni sono sul livello monitor, non sono sulla diapositiva, per cui quando vado a girare la diapositiva, come vedete adesso, mi restano lì. Quindi io devo avere l'accortezza di evidenziare, ma anche poi togliere queste cose, perché se no restano lì e non c'entrano, insomma. E adesso vediamo cosa succede quando sto video catturando uno schermo e presento un video come in questo caso. Clicco e vedrete che... Salve a tutti, questa mattina insieme a si Giovanni. sente l'audio, quindi io posso utilizzare i video per farli ascoltare nella loro originalità oppure intervenire io con la mia voce facendo partire il video e raccontando quello che succede.
Immaginate la potenza di uno strumento del genere. Ecco, se per esempio volete spiegare la macchina a vapore con le vostre parole senza far ascoltare, ecco, mi è andata proprio bene, senza far ascoltare il video. Ah, qui c'è il fuoco scalda l'acqua, l'acqua quando diventa vapore inizia a muoversi, il vapore entra nelle canne e una volta che nella caldaia il vapore riempie tutte le tubazioni, va a muovere lo stantuffo che comprime e viene con la valvola di Watt. Ecco, vedete, ho fatto una simulazione giusto per spiegare quanto può essere utile togliere l'audio e parlare noi al posto di questa cosa. Quindi il nostro programmino, lo riporto in primo piano, è veramente eccezionale, semplicissimo per iniziare e cominciare. Vi ricordo il nome, Capture all'inglese. Questo è il sito di riferimento, è un open source ed è per il mondo Windows, però direi che fa egregiamente il suo mestiere e anche poi potete scaricarlo in vari formati. Quindi io direi una buona segnalazione da tener conto e vi ringrazio per l'attenzione, Francesco Fusillo per le guide del software libero.